Sii grato per ciò che ti è stato dato. Ricorda ciò che Allah ha fatto per te e come la sua magnanimità ti circonda e sia presente in ogni aspetto della tua vita. Salute, sicurezza, nutrimento, abiti, aria e acqua. Tutto ciò che hai ti mostra come il mondo ti appartenga. Eppure non te ne rendi conto. Possiedi tutto ciò che la vita abbia da offrire, eppure rimani ignorante. Avete a vostra disposizione due occhi, una lingua, labbra, due mani, due gambe. Riusciresti a immaginare come sarebbe camminare senza piedi? Come puoi dormire sonni tranquilli mentre la miseria tiene sveglia i tuoi vicini? Come puoi dimenticare che tu ti riempi la pancia di cibi deliziosi e acqua fresca, mentre molti non hanno accesso a cibo e acqua? Considera che ti sia stata data facoltà di vedere e sentire. Guarda la tua pelle, sana, e sii grato che tu sia stato protetto dalla malattia. Rifletti sulla capacità di ragionamento e ricorda coloro che soffrono di problemi mentali. Venderesti la tua abilità di vedere e sentire per una montagna di denaro o la tua capacità di parlare per una casa meravigliosa? Ti sono stati fatti abbondanti favori, eppure continui a lamentarti. Nonostante pane caldo e acqua fresca, sonni tranquilli e buona salute, rimani abbattuto e depresso. Ti concentri soltanto su ciò che non provi, la minima gratitudine per ciò che ti è stato dato. Ti preoccupi se la tua ricchezza viene scalfita nella maniera più minima. Eppure avresti le chiavi per la felicità. Sii grato ciò che ti è stato dato. Rifletti su te stesso, sulla tua famiglia, sui tuoi amici e sul mondo intero che ti circonda. Conoscono la benevolenza di Allah e poi la rinnegano. Corano 16:83.